il portavoce, la portavoce, perché il portavoce del Movimento 5 Stelle, ma lei a mio avviso è la portavoce, perché ha preso la voce del popolo e l'ha sbattuta in faccia a questi signori. Paola Taverna! Wow. Grazie. Buongiorno, ben trovati e ben rimasti, nonostante la pioggia, guarda, senza profughi, immigrati, sfollati, minori, piovoso così cresce l'erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve. Queste le parole di augurio di Salvatore Buzzi. Salvatore Buzzi, razza delle cooperative rosse, quelle che ha permesso al Partito Democratico di spartirsi parte di Roma. Salvatore Buzzi, condannato nel 1980 per omicidio, 34 coltellate. Dopo 9 anni Oscar Luigi Scalfaro gli dà la grazia e lui diventa il RAS delle cooperative. Quello che parlava con Carminati, l'altra parte della faccia della medaglia, quello che ha permesso alla giunta Alemanno di magnasse l'altra parte di Roma. Eccoli qua, 20 anni. Mi hanno detto, di che vorresti parlare sul palco a Imola? Forse di Roma, forse di Mafia Capitale. Qualcuno la vive un po' più da lontano, io la vivo dentro. La vivo dentro e sappiate quante volte ho sentito il dolore di pensare che era un po' colpa nostra, un po' colpa dei romani, che in fondo stavano lì abituati. E chi ci ha fatto credere che quello fosse l'unico momento e l'unico modo per poter sopravvivere? E qualcuno dice che il problema di Roma non è la corruzione, perché Roma è la corruzione. E no. La corruzione è chi ci ha governato fino adesso. E chi ci ha fatto credere che quello fosse l'unico momento e l'unico modo per poter sopravvivere? E qualcuno gli ha detto no. E mi dispiace, sono stati 4 ragazzi. Ne sono bastati 4 per entrare là dentro. Hanno aperto la scatoletta di tonno e magari ci avessimo trovato il tonno dentro la scatoletta. Ve lascio immaginare quello che ci abbiamo trovato. Dicono non va a piate Roma, perché Roma è una polpetta avvelenata. Andate lì e non ve fanno governare. E no, ci avete paura che entriamo là dentro e andiamo a governare. Ma noi l'abbiamo dimostrato che paura noi non ce l'abbiamo, a noi non ci fa paura andare a governare, gli fa paura a loro quello che troveremo. L'abbiamo detto, la prima cosa che accadrà a Roma sarà tanto lavoro alle procure, ma tanto lavoro gli daremo. Avemo dimostrato adesso un esposto, un accesso a latti, dove manda coi carabinieri a prendere latti. E invece noi vogliamo entrare là dentro come forza di governo e servirà un po' di tempo, servirà un anno forse per trovare tutto quello che ci hanno lasciato. Eppure lo conosciamo quello che c'è. Ci stanno 2 municipalizzate a Roma, una si chiama ATAC e una si chiama AMA. Una dovrebbe fare i trasporti e l'altra dovrebbe pulire la monnezza, quella che si augurava da Vecce Buzzi, e ce n'è tanta a Roma di monnezza, non solo i rifiuti, ma c'è proprio la monnezza là dentro. Forse quella è la prima che dovremmo andare a togliere, la prima monnezza che dovremmo portare fuori, senza manco fare la differenziata, manco sonore gli damo. Tanto quello è roba che manco volemo riciclare. Non c'avemo niente da riciclare, c'avemo da zerare. Le 2 tette della mucca da munge, e certo, se mugne bene una mucca. Sapete AMA, ATAC, che dovrebbe essere i trasporti, hanno deciso che mandavano un nuovo assessore, l'hanno preso dal Senato e ci hanno messo dentro al Comune, un po' di quello che vanno a fare adesso, vanno a prendere la roba dal Comune e la vanno a mettere dentro al Senato. Non sanno fare una cosa buona, gliene vanno a fare 2, così ne fanno 2 sbagliate. Quello è venuto e ha detto, niente, per i trasporti di Roma bisogna affidarsi alla fortuna. E io gli ho scritto, è vero, la fortuna è cieca, ma se ci hanno dato te come assessore ai trasporti, vuol dire che la sfiga ci vede benissimo, ma bene assai. N'ha detta un'altra, ha detto mi viene da piagne. E no, da piagne ci viene a noi, tutte le mattine, prendi in autobus, tu fermate e stai fermo là, vai a piano metropolitana, vi prega a Dio che non ti casca il tetto sulla testa.
E qual è il problema di far camminare i mezzi di trasporto? Se te c'hai un'azienda che dovrebbe far trasporto e c'ha 12.000 dipendenti, 12.000, 5.000 portano i mezzi e 7.000 che stanno a fa'? 7.000 dove stanno? Quando sono entrati? E tutte queste figure apicali a 200.000 euro all'anno, gli avevamo detto la prima cosa che famo, li licenziamo tutti. Ci hanno detto no, non si può fare perché ci hanno i contratti blindati, si licenzi, poi per 6 anni gli devi dei soldi e tu vieni a far causa. Io intanto te licenzio, poi tu vieni a far causa, come fanno con noi? Siete andati a fare una causa? Vanno sentito e non ti sento più manch'io. Mi devi venire a dire perché non lo posso fare. Vi siete applicati la legge, vi siete rubati 40 milioni e io non te posso mandare a casa. Ha voglia che te mandi a casa. E come se lo faccio? C'hanno paura, c'hanno paura. Ci guardano, ci dico, ma siete pronti a governare? Ma perché fino adesso l'abbiamo fatto? Se siamo autogestiti, ma che ci avete governato voi? E questo si chiama governare, e questo si chiama amministrare un paese. Hanno distrutto tutto. Cioè quello spende 170 milioni di euro per fare 170 milioni gli piacerebbe per farsi un aereo personale, se ne va dell'AV ed è stata la partita di tennis. Ti vai a vedere la partita di tennis? Diceva, no, ho detto io, per le televisioni è la voce del popolo, è la voce dei cittadini stanchi, è la voce che io sono onorata di portare là dentro, con la mia romanità, con la mia voglia di mantenere il dolore. Non vi dimenticate mai di niente, il dolore lo dovete lasciare scendere nelle spalle, la rabbia la dovete trattenere nello stomaco, perché prima o poi ci rimandano a votare. E quel giorno quella rabbia deve essere il grido forte di un paese che non ne può più, che vuole gridare speranza, che ci crede ancora, ci volevano rassegnati. Hanno creato un popolo dei rassegnati e non se l'aspettavano che c'era ancora un popolo intero che voleva sperare. E la speranza è grande. Io sentivo ieri Beppe che diceva che siamo i figli dell'utopia. Qualcuno pensa di noi che probabilmente siamo i figli di un Dio minore. Signori, io credo che noi siamo solamente genitori che vogliono consegnare ai propri figli un mondo differente. Sarà un mondo a 5 stelle, signori. E sarà bellissimo, bellissimo. Vi ringrazio per Imola, vi ringrazio per stare ogni giorno insieme a noi. E ci credo troppo. Grazie, grazie ancora. Grazie Paola.